Benvenuti su LifeGate, sono Lucrezia Montrone e oggi, attraverso la nostra pratica, andremo a regalarci benessere. Troviamo una posizione seduta, comoda, lo sguardo all'interno, apriamo bene le spalle, avviciniamo le scapole, il viso rilassato. E oggi portiamo attenzione alle nostre ferite aperte. Se abbiamo un dolore fisico, o appunto una ferita emotiva che ancora fa male, portiamo la nostra attenzione in quel punto, il nostro respiro lì. Respiriamo e decidiamo di prenderci cura di questo punto per tutta la durata della pratica, attraverso il respiro e attraverso le posizioni. Inspira, riapri gli occhi e portiamo le gambe nella posizione del ciabattino. Uniamo le piante dei piedi tra di loro. Spingiamo bene le piante dei piedi, le dita dei piedi si aprono, teniamo la posizione, sentite ginocchia che spingono verso il basso e portiamo le mani sul nostro cuore, quindi al centro del petto. Ci connettiamo con i battiti del cuore, con il respiro. E andiamo a fare tre respiri brahmari, il respiro dell'ape in questo punto. Il respiro brahmari rievoca le vibrazioni appunto del suono dell'ape e le vibrazioni benefiche vanno a massaggiare il punto in cui decidiamo di mandare le nostre vibrazioni, il nostro respiro. Quindi andiamo ad inspirare attraverso il naso e con la bocca chiusa ma morbida andiamo ad emettere il suono dell'ape. E lentamente andiamo a sciogliere la posizione delle mani, portiamo la mano destra al pavimento e andiamo ad allungare il braccio sinistro verso sinistra, rilassando collo e testa completamente, lasciando andare quasi l'orecchio destro verso la spalla destra. Senti lo spazio che crei, continua a spingere con i piedi l'uno contro l'altro, senti le ginocchia che vogliono andare verso la terra, respiri profondi. Puoi decidere di rimanere qui oppure, se te la senti, la mano sinistra si appoggia a terra e con la mano destra vai sulla guancia sinistra e aumenti l'allungamento del collo in questo modo. Lasciamo andare leggermente il mento verso il basso. E ora rilascia la presa della mano, riporta la mano destra a terra, porta il mento verso terra, sono i polpastrelli che si appoggiano al pavimento, quindi mento verso lo sterno. E lentamente sciogli. La mano sinistra rimane al pavimento. Allungo il braccio destro oltre la testa, oltre il corpo, vado con le dita della mano, voglio andare verso il pavimento, continuo a spingere le piante dei piedi l'una contro l'altra, rilasso collo e testa. Ora lascio andare le dita della mano destra al pavimento e con la mano sinistra vado sulla guancia destra. Ovviamente se questo è troppo intenso per il tuo collo ti fermi nella prima variante. Da qui lentamente con il mento vai verso il basso, non completamente, in modo leggero. Lasciamo andare i polpastrelli della mano sinistra a terra, mento verso il petto e tieni la posizione. Espirando lentamente vai a sciogliere, sciogli completamente e ti porti sulla schiena, andiamo a lavorare con l'addome. Quindi portiamo la schiena a terra, la testa a terra
e andiamo a sollevare i piedi dal pavimento. Gamba destra sopra e attorno alla gamba sinistra. Puoi fare questo, se questo è troppo, semplicemente a cavalli in questo modo. Da qui intrecciamo le dita delle mani e le portiamo dietro la nuca. Inspirando, solleviamo la testa, il collo, le spalle, tratteniamo il respiro, spingiamo l'ombelico verso terra, il coccige verso l'alto ed espirando gomiti e ginocchia verso l'alto, spingi bene la bassa schiena verso terra, attiva bene i piedi, stringi gli ischi tra di loro e lentamente rilassa. Espira di nuovo, sali, gomiti e ginocchia verso l'alto, spingi la pancia in dentro, la bassa schiena verso terra, i piedi sono attivi, stringi bene le gambe tra di loro, inspira, scendi con le spalle, il collo e la testa e di nuovo espira, sali con i gomiti e le ginocchia verso l'alto, spingi la bassa schiena verso terra, tieni la posizione e lentamente scendi con le spalle, il collo e la testa. Da qui rimaniamo con i piedi sollevati, portiamo una mano sulla coscia destra, spingiamo la coscia verso la mano e la mano verso la coscia. Spingi bene l'ombelico in dentro, la schiena aderisce completamente alla terra. Rilascia e di nuovo spingi, coscia verso la mano, mano verso la coscia. E di nuovo rilascia e ancora, mano verso la coscia, coscia verso la mano, spingi bene la bassa schiena verso terra. E lentamente scendi, riporta il piede al pavimento e vai a lasciar cadere le gambe verso destra. Ruota la testa verso sinistra. Le braccia possono essere con i gomiti a 90 gradi oppure distese lungo il corpo. Tieni la posizione, respira. E lentamente ritorna al centro, sciogli. Di nuovo intreccia tra le mani, portale dietro la nuca, solleva i piedi e da qui porto la gamba sinistra sopra e attorno alla gamba destra. Come prima, se questo è troppo intenso, semplicemente a cavalli. Piedi attivi, quindi con le dita bene aperte, inspira, espira, sali con i gomiti e le ginocchia verso il cielo, spingi la pancia dentro, il coccige verso l'alto ed inspirando scendi con le spalle, il collo e la testa. E di nuovo, espira, sali con i gomiti e le ginocchia verso l'alto, stringi bene le gambe tra di loro e di nuovo rilassa inspirando, espira, sali con i gomiti e le ginocchia verso l'alto, spingi la bassa schiena verso terra e di nuovo inspira, scendi e l'ultimo espira, sali bene verso l'alto con gomiti e ginocchia, spingi la bassa schiena verso terra e lentamente scendi con le spalle, il collo e la testa. Le gambe rimangono dove sono, mano contro la coscia a sinistra, coscia spinge contro la mano, mano contro la coscia, ombelico in dentro, spingi la bassa schiena verso terra e rilassa. E di nuovo, la coscia spinge contro la mano contro la coscia, spingi bene, attiva l'addome, rilascia. E ancora, spingi con la mano contro la coscia contro la mano, spingi l'ombelico in dentro, la schiena verso terra e lentamente rilascia. Lascia andare i piedi al pavimento, le gambe cadono questa volta verso sinistra, la testa ruota verso destra, tieni la posizione e respira. Respira nella bassa schiena, respira nelle spalle, ancora un respiro qui e lentamente con controllo torna al centro e sciogli la posizione. Unisci le piante dei piedi, distendi le braccia oltre la testa, tira bene tutto il tuo corpo, premi le piante dei piedi tra di loro, respira nell'addome e lentamente vai a sciogliere. Prendi il tuo mattoncino, lo porti vicino, piedi paralleli tra di loro, attiva bene il coccige, solleva la schiena verso l'alto e portiamo il mattoncino sotto il sacro. Appoggiamo il mattoncino sul sacro, il mattoncino è stabile, i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto, le piante dei piedi spingono verso la terra e senti il costato che si espande. Respiri profondi, respiri Ujjayi. Ancora un respiro qui.
sollevo ora la gamba sinistra verso l'alto e la distendi. Piede a martello con le dita bene aperte, spingi la gamba verso di te. Senti la gamba che spinge verso il petto, il piede attivo, a martello. Immagina di vedere la luce del sole passare tra le tue dita del piede. Ad ogni ispirazione senti che puoi avvicinare un pochino di più la gamba verso il busto. Espirando, lentamente riporta il piede sinistro a terra. Portiamo il ginocchio destro verso il petto e distendiamo la gamba. Piede attivo, con le dita bene aperte. Spingi la gamba verso di te, tieni la posizione, respira. Respiri profondi. Ancora un respiro qui. Ed espirando riporta il piede a terra, tieni la posizione, senti lo spazio, il supporto che stai creando nella zona del cuore. Respiri profondi, attiva il coccige, solleva il sacro dal mattoncino, sposta il mattoncino e una vertebra alla volta vai a riportare la colonna vertebrale verso il pavimento. Porta le ginocchia al petto, le abbracci. Dondoli da un lato e dall'altro, ti lasci cadere sul fianco sinistro e con l'aiuto delle mani e delle braccia lentamente vai a risollevarti. Porta la mano sinistra sotto la guancia sinistra, risollevi la testa e ci portiamo in ginocchio. Andiamo ora a lavorare con flash prep, quindi portiamo l'avambraccio sinistro al pavimento. Le dita della mano sono bene aperte, rivolte in avanti. Mano destra a terra in linea con il gomito sinistro. Rilassiamo collo e testa. Avvolgiamo con le spalle e le ascelle. Il gomito destro spinge verso l'interno, quindi cerca di non aprire all'esterno il gomito, ma chiudi bene verso l'interno. Attiva l'addome. Punta i piedi, attiva tutto e ti sollevi verso l'alto. I talloni vogliono andare verso la terra. Tieni la posizione, respira, rilassa collo e testa. Puoi decidere di rimanere qui per chi se la sente. Solleviamo la gamba sinistra, piede attivo a martello con le dita bene aperte. Il gomito destro continua a spingere verso l'interno, cerca di non aprirlo verso l'esterno. Respira. Riportiamo il piede sinistro a terra, lasciamo andare le ginocchia a terra, ci risolleviamo con il busto e ripetiamo tutto dall'altro lato. Avambraccio destro a terra con le dita bene aperte rivolte in avanti, mano sinistra in linea con il gomito destro. Da qui rilassiamo collo e testa, avvolgiamo con le spalle le ascelle, puntiamo i piedi e di nuovo ci solleviamo. Flash prep. Attiva bene i piedi verso la terra, rilassa collo e testa, il gomito sinistro spinge verso l'interno. Da qui se te la senti, se l'hai fatto prima, solleva la gamba destra verso l'alto. Piede a martello, spingi bene il tallone verso il cielo, il tallone sinistro verso la terra. Respiri profondi. Ed espirando, riporta il piede al pavimento. Ginocchia a terra, glutei sui talloni, braccia distese indietro e rilassa. Lentamente risollevi il busto, porta una mano sotto la fronte, risolleva la testa. Da qui mi porto in piedi e mi porto all'inizio del tappetino. Piedi bene uniti tra di loro, spingi bene il coccige in avanti, l'ombelico verso la colonna, apri le spalle, mani attive. Chiudi gli occhi per un istante, radicati con i piedi verso la terra. Immagina di essere come me in un prato e senti i tuoi piedi che vogliono andare verso la terra, il sole scalda la tua pelle, respira profondamente. Fai ora un'inspirazione profonda, piega le ginocchia, glutei bassi, braccia verso l'alto, posizione della sedia. Espira, distendi le gambe, mani ai lati dei piedi, addome verso le cosce. Inspira, allunga la colonna, collo e testa morbidi. E da qui due passi indietro oppure salta indietro e scendi in chaturanga. Cane che guarda su,
apri bene il petto, le spalle, ruota sui piedi, cane che guarda giù. Porta il piede sinistro tra le mani, piede destro a terra di taglio. Abbiamo le gambe nella posizione del guerriero 2. Il ginocchio sinistro spinge verso l'esterno, il coccige spinge in avanti e verso il basso, il costato si allunga verso l'alto. Distendiamo le braccia. Non è necessario stendere completamente le braccia, puoi lasciarle semplicemente un pochino piegate. Da qui portiamo i pollici verso l'alto e indietro. Senti il petto che va verso l'alto. Ed espirando, i pollici ritornano verso l'alto e vanno verso il basso. Le scapole si sollevano. E di nuovo, inspira, vai verso l'alto e indietro. Il petto si solleva e si apre. Espira, pollici verso il basso, solleva le scapole. Ritorna nella posizione del guerriero 2 e da qui andiamo ad allungarci in avanti. Camminiamo con le mani verso il piede destro, teniamo la posizione, la gamba sinistra continua a rimanere piegata con il ginocchio che spinge all'esterno. Tieni la posizione, respira. Mano destra rimane dov'è, mano sinistra si appoggia sulla coscia sinistra, le dita della mano spingono in avanti, vuoi creare spazio nell'anca sinistra, collo e testa completamente morbidi e rilassati, cerca di non portare tensione in questa zona del corpo. Da qui lentamente vai a sciogliere, ti porti con le mani all'inizio del tappetino, ti sollevi con il busto e ti allunghi bene con le braccia. Distendi la gamba sinistra in avanti e vai a portare la mano sinistra sul fianco sinistro. La mano destra scende, scivola sulla gamba sinistra arrivando dove puoi. Se ne hai la necessità usa il mattoncino all'esterno del piede, porta l'ombelico verso sinistra e verso l'alto, la spalla si apre, distendi il braccio sinistro verso l'alto e tieni la posizione. Collo e testa sono morbidi e rilassati, siamo nel triangolo in torsione, respiri profondi, respiri ujjayi. Ora lentamente lascia andare la mano sinistra a terra e lascia andare il ginocchio destro al pavimento. Disegniamo due angoli da 90 gradi con le gambe. Solleviamo il braccio destro verso l'alto e lo portiamo all'esterno della gamba sinistra. Fai un pugno con la mano destra, avvolgi con la mano sinistra. Allontana il petto dalle mani e rilassa collo e testa. Tieni la posizione, respira. Senti lo spazio che crei. Ancora due respiri qui. Ancora uno. E lentamente, con controllo, vai a sciogliere. Porta la mano destra al pavimento, porta il piede destro a terra di taglio, la gamba sinistra rimane piegata e sollevo il braccio sinistro verso l'alto, rilassando sempre collo e testa. Tengo la posizione, respiro. E da qui lentamente sciogli la posizione. Portiamo il ginocchio destro al pavimento, il braccio destro passa sotto la gamba sinistra. Se possiamo andiamo ad afferrare le dita del polso o le dita o il polso della mano dietro. Se questo è troppo intenso andiamo a portare la mano all'esterno del piede. Se anche questo è troppo, mattoncino e mi appoggio con la mano sul mattoncino. Da qui quindi, queste le varianti per le braccia. Da qui, se ce la sentiamo, puntiamo il piede e andiamo a sollevare la gamba dietro. Rilassiamo completamente collo e testa e apriamo la spalla sinistra verso l'alto e indietro. Tieni la posizione. Ancora un respiro qui.
Da qui attivo l'addome, sguardo in avanti, porto il piede destro accanto al piede sinistro, lentamente vado a risollevarmi. Entriamo nella posizione dell'uccello del paradiso in torsione, quindi distendiamo la gamba a sinistra e portiamo il mento in linea con il petto. Se questa posizione è troppo intensa, semplicemente ti porti all'inizio del tappetino, sollevi la gamba a sinistra, afferri l'esterno del piede con la mano destra e vai piano piano a distendere la gamba. Quando hai disteso la gamba, vai piano piano ad aprire la spalla e il braccio sinistro. Mento in linea con il petto. Se questo è troppo intenso, ginocchio al petto. Mano destra sotto il ginocchio sinistro, apri bene il braccio e la spalla a sinistra indietro, rimani sempre con il mento e il petto con il mento in linea con il petto. Tieni la posizione. Espirando lentamente lasciamo la presa, da qui ci portiamo di nuovo nella posizione del cane che guarda giù, ginocchio sinistro tra le mani, mi giro da questo lato così mi vedete meglio, ginocchio sinistro tra le mani, di nuovo torsione portando la tibia sinistra parallela al tappetino. Se è troppo ovviamente invece piega semplicemente la gamba, variante semplice, allungo le braccia verso sinistra, rilasso verso destra, rilasso collo e testa. Variante completa invece, tibia parallela al tappetino, braccio sinistro sotto la pianta del piede sinistro, fai un pugno con la mano sinistra, avvolgi con la destra, rilassa collo e testa e apri la spalla, il torace e tieni la posizione. Respira. Ancora un respiro qui e lentamente vai a sciogliere, entriamo nella posizione del piccione che dorme, portiamo la spalla a sinistra sul ginocchio sinistro, il braccio sinistro si allunga all'interno delle due gambe, il braccio destro si allunga oltre la testa e tieni la posizione. Ancora un respiro, senti com'è rilassante poter lasciare andare collo e testa completamente, insieme a loro anche i pensieri. Prenditi questo momento proprio solo per te, per stare nel presente e nel godere di queste posizioni. Lentamente ti risollevi, porta le mani all'inizio del tappetino, attiva il piede destro e porta indietro la gamba a sinistra. Cane che guarda giù. Portiamo il piede destro tra le mani, piede sinistro a terra di taglio, abbiamo di nuovo le gambe nella posizione del guerriero 2, distendiamo le nostre braccia e da qui di nuovo i pollici vanno verso l'alto e indietro, il petto si solleva verso l'alto e di nuovo espirando pollici verso l'alto e in basso, le scapole si sollevano questa volta, inspira di nuovo, apri bene, porta il petto verso l'alto. E di nuovo, espira, chiudi verso il basso. Lentamente sciogli la posizione delle braccia, le gambe rimangono dove sono, con le mani cammina verso il piede sinistro e tieni la posizione. Il ginocchio destro spinge in fuori, crea spazio nell'anca destra, respira. Mano sinistra resta dov'è, mano destra va ad appoggiarsi sulla coscia destra. Le dita della mano spingono in avanti e allontanano la coscia dall'anca. Il collo e la testa sono rilassati completamente. Respiri profondi. Lentamente riporto le mani all'inizio del tappetino e da qui mi sollevo verso l'alto. Ci portiamo nella posizione del triangolo incrociato, quindi solleviamo le braccia verso l'alto, mano destra sul fianco destro, continuo a spingere il coccige in avanti verso il basso, con la mano sinistra scivolo sulla gamba destra arrivando dove posso. Se ne ho la necessità uso il mattoncino appoggiando la mano all'esterno sul mattoncino. Apro bene la spalla destra, distendo il braccio verso l'alto e rilasso collo e testa. Arrivo dove posso, cerco di non chiudermi verso terra. Se scendere con la mano verso terra comporta la chiusura, piuttosto scendi meno, ma rimani bene in apertura. Tieni la posizione.
respira. Espirando lentamente scendi, lascio andare le mani a terra, porto il ginocchio sinistro al pavimento e vado a disegnare due angoli da 90 gradi con le gambe. Sollevo il braccio sinistro verso l'alto ed entro in torsione portando il braccio sinistro oltre la gamba destra. Faccio un pugno con la mano, avvolgo con la mano destra, rilasso collo e testa e vado ad allontanare il petto dalle mani e l'addome dalla coscia. Respiro. Porta la tua attenzione in quel punto dove, quel punto che hai deciso di guarire, di prenderti cura quest'oggi. Porta il tuo respiro lì. Ancora un respiro qui e lentamente vai a sciogliere. Mano sinistra a terra all'interno del piede destro, vai a portare il piede sinistro a terra e solleviamo il braccio destro verso l'alto, sempre mantenendo collo e testa completamente rilassati. Piega la gamba davanti, distendi la gamba dietro. Lentamente sciogli, riporta il ginocchio sinistro al pavimento. Portiamo il braccio sinistro all'esterno della gamba destra. Il braccio sinistro passa sotto la gamba, afferro le dita al polso della mano dietro. Se questo non è possibile, mano a terra e allunga il braccio verso l'alto. Per chi invece può afferrare la mano, da qui poi piano piano andiamo a portare il piede a terra e teniamo la posizione. La gamba davanti è piegata, apriamo la spalla, rilassiamo collo e testa, teniamo la posizione, respiriamo. Senti come c'è poco spazio per respirare, crea lo spazio attraverso il respiro. Attiva bene tutto, piede sinistro accanto al piede destro e da qui attiva bene la gamba sinistra e vai a sollevare la gamba destra e se puoi farlo distendi la gamba. Posizione avanzata. Per chi invece è intermedio ti porti all'inizio del tappetino, pieghi la gamba destra, afferri l'esterno del piede con la mano sinistra, distendi la gamba e poi da qui vai a distendere, il braccio. Assicuratevi di avere appunto un terreno sotto ben stabile per poter stare in equilibrio. E vai a distendere il braccio destro indietro. Il mento è in linea con il petto. Variante semplice invece, ginocchio destro al petto, mano sinistra sotto il ginocchio, apro bene la spalla e rimango sempre con il mento in linea con il petto per non forzare la zona cervicale. Apro bene la spalla al massimo ed espirando lentamente sciolgo. Riporto le mani a terra, porto indietro le gambe, posizione del cane che guarda giù. Portiamo ora il ginocchio destro tra le mani. E come prima andiamo a ripetere la posizione del piccione in torsione oltre il piede, quindi tibia destra parallela al tappetino, piede a martello, porto il braccio destro sotto la pianta del piede, faccio un pugno con la mano destra, avvolgo con la mano sinistra, rilasso collo e testa, distendo bene la gamba sinistra, se ne ho la necessità porta un mattoncino sotto il gluteo destro se si solleva, se questo è troppo intenso semplicemente poggia le mani a terra verso sinistra e rilassa collo e testa, quindi se questo è troppo c'è la variante. Ancora un respiro qui. E lentamente entriamo nella posizione del piccione che dorme, spalla destra sopra il ginocchio destro, braccio destro disteso tra le due gambe, braccio sinistro si allunga oltre la testa, rilassa collo e testa, tieni la posizione, respira. Ancora due respiri. L'ultimo e da qui lentamente andiamo a risollevarci, portiamo le mani a terra all'inizio del tappetino, portiamo il ginocchio sinistro a terra e andiamo a distendere la gamba destra in avanti, entriamo nella posizione della spaccata, possiamo usare i mattoncini se abbiamo i mattoncini, quindi mattoncini a terra, mi appoggio sui mattoncini e mi fermo semplicemente qui,
scendi respirando, arrivando dove puoi arrivare. Cerca di mantenere le anche allineate, il busto in avanti, il coccige continua a spingere in avanti, il petto va verso l'alto, collo e testa sono morbidi e rilassati. Tieni la posizione, respira. Ancora un respiro qui. Attiva le mani, attiva il piede sinistro, porta indietro la gamba destra, cane che guarda giù. Solleviamo la gamba sinistra verso l'alto e portiamo il piede sinistro in avanti e di nuovo scendiamo nella posizione della spaccata. Distendiamo tutte e due le gambe arrivando dove possiamo. Ricorda che se non arrivi verso terra non forzare, lavora con i mattoncini e con il respiro, respirando nella zona delle anche. Ovviamente questa è una posizione che arriva dopo tanto tempo, quindi non pretendere che arrivi alla prima volta che pratichi questa posizione, ci vuole pazienza, pratica, respiro. Ancora un respiro qui, attivo le mani, attivo il piede dietro, porto la gamba sinistra indietro e dentro nella posizione di nuovo del cane che guarda giù. Lascio andare le ginocchia verso terra e mi porto sulla schiena. Mi porto sulla schiena e vado a sollevare i piedi da terra. Afferro l'esterno dei piedi con le mani e spingo cosce e ginocchia ai lati del busto. Posizione del bambino felice. La schiena rimane a terra, quindi non sollevo la schiena verso l'alto, ma mantengo la schiena a terra. Allungo la colonna e spingo bene la schiena verso il pavimento. Respira. Rilascia la presa ed entra in Shavasana. Gambe larghe più o meno come il tappetino, palmi delle mani rivolti verso l'alto, viso rilassato, collo ben allungato. Riporta il respiro a fluire in tutto il corpo e porta l'attenzione a quel punto, a quell'area di cui hai deciso di prenderti cura quest'oggi. Prova ad immaginare la sensazione di essere sdraiato in un prato con l'erba sotto di te, quindi la terra è morbida, è forte, ti sostiene. Abbiamo anche l'aiuto del suono dall'esterno della natura. Il sole scalda la tua pelle, la sensazione è piacevole. Lasciati andare completamente alla forza di gravità. Senti quanta energia hai ritrovato e quanto superfluo hai lasciato andare, tante cose che non servivano. Fai ora un'inspirazione profonda ed espirando muovi le dita dei piedi, delle mani, le caviglie, i polsi, la testa da un lato e dall'altro. La riporti al centro. Inspirando unisci le gambe, porta le braccia oltre la testa, tira bene tutto il tuo corpo ed espirando rilassa. Porta le ginocchia al petto, le abbracci, dondoli da un lato e dall'altro, ti lasci cadere sul fianco sinistro e con l'aiuto delle mani e delle braccia, mantenendo collo e testa completamente rilassati, porta una mano sotto la guancia, risollevi la testa e ti porti in una posizione seduta, comoda, a gambe incrociate con la schiena dritta. Palmi delle mani uniti al centro del petto. Porta se vuoi le mani, una mano in quella zona del tuo corpo che hai individuato e una mano sul cuore. Se non hai una zona specifica del corpo puoi portare entrambe le mani al centro del petto. Andiamo a fare tre respiri profondi portando il respiro proprio in questa zona, quindi o nel cuore se non hai, nella zona del cuore se non hai individuato una tua area, oppure nella tua area percependo, espirando la differenza rispetto a prima. Ancora un respiro profondo ed espirando senti se hai creato spazio e supporto in questa zona.
fai ora un'inspirazione profonda e respirando percepisci quanto ora quest'area si sente meglio. Namaste. Grazie per aver praticato con me. Spero che il tuo corpo abbia trovato dei benefici anche quest'oggi. Ti aspetto alla prossima, sempre qui su LifeGate.